Ringrazio gli organizzatori di Gustus per l'invito. Saluto tutti i presenti e li ringrazio per il loro grande contributo nel settore agroalimentare, uno dei comparti produttivi più importanti della nostra nazione, un baluardo dell'eccellenza italiana. Il nostro cibo e il nostro settore agroalimentare sono pilastri della cultura e dello stile di vita italiano e, permettetemi, al servizio dello stile di vita dell'intero pianeta. Noi pensiamo come se fosse una festa di che cosa? Di una ripartenza dell'Italia e del Made in Italy in particolare, quindi questo è un po' il concetto che ci sta confortando. Per poi abbiamo allargato anche gli spazi di Gustus per poter prendere anche altri espositori. L'ICE in effetti torna per la seconda volta da noi per l'internazionalizzazione del Made in Italy. Una delle più importanti fiere italiane e non soltanto. Sono particolarmente contenta che quest'anno si punti molto anche sull'internazionalizzazione dei nostri prodotti. La presenza qui dell'Istituto del Commercio con l'Estero è da questo punto di vista significativo, perché è importante che i nostri prodotti possano diventare anche un business per le imprese che li producano e quindi diventare occasione di crescita e di sviluppo. Dobbiamo rilanciare il nostro sistema delle fiere con iniziative come questa, che sta riscuotendo grandissimo successo, anche perché si ricollega alla forza dei nostri territori, alla bontà delle nostre produzioni agroalimentari, e quindi è un'occasione da un lato per mettere in contatto domanda e offerta, ma dall'altro anche per valorizzare in maniera importante i nostri prodotti. La Regione Campania è al fianco di questa manifestazione perché è una delle più importanti del settore, anche perché gli organizzatori riescono ad attrarre, diciamo, operatori importanti anche dalle altre regioni e dagli altri paesi. Bisogna sostenere chi fa imprese, soprattutto chi rischia di suo nell'organizzare una fiera così importante, che parla di food, parla di attrezzature, parla di un settore che durante il periodo che non vogliamo nemmeno nominare è stato uno di quelli più chiaramente bastonati. Ahimè, però adesso si è ripreso alla grande, quindi qua ci sono poi varie tematiche da sviluppare. Per noi è importante più che altro per creare un movimento con gli associati quando partecipano vengono, c'è una crescita professionale, o perché partecipano a un concorso, quindi c'è uno studio e una crescita per loro, oppure, diciamo diversamente, quando si viene qua si sta insieme a dei colleghi e alla fine c'è sempre il discorso della propria professione, quindi perciò c'è una crescita professionale. I ragazzi si mettono in gioco anche nelle demo e quindi è bello farsi vedere e uscire poi ogni tanto fuori dai propri laboratori. Noi del mattino scegliamo Gustus per premiare le eccellenze. È oramai una tradizione consolidata da moltissimi anni e quest'anno premiamo soprattutto le pizzerie. Non sono le più buone, sono quelle là che hanno avuto un ruolo particolare, una storia particolare che a noi piace sottolineare. Venire in questo posto, che è un luogo di scambi, di idee, di commercio, ma anche è un luogo di riflessione, è un luogo dove uno prende un attimo il polso di quella che è la situazione generale nel mondo della ristorazione, della gastronomia in generale. Quindi ci sono diversi segnali di evoluzione.